andrò fino in fondo, perché sono convinto che probabilmente il commissariamento può giovare, cioè può azzerare tutto, perché noi non stiamo contrapponendoci su degli argomenti nell'interesse del territorio, sono polemiche sterili a cui io non intendo nemmeno contribuire, molte di queste attraverso i social, attraverso diciamo notizie fornite agli organi di informazioni che non sono coerenti alla verità di queste. Io sono sereno e continuerò ad impegnarmi fino all'ultimo giorno per quanto nelle mie possibilità. Lei nel suo intervento ha parlato di quello che ha trovato nella Camera di Commercio, soprattutto sul versante sannita, e forse questo è uno dei motivi di questo contrasto che c'è all'interno del Consiglio? No, è un approccio, mi impone quello che io ho avuto modo di verificare, mi impone di essere molto prudente e cercare di risolvere e affidare, diciamo, costruire una governance condivisa, privilegiando quello che sono criteri etici, l'impegno e le competenze, e soprattutto affidare responsabilità a chi ha dimostrato di essere in grado di fare bene. Probabilmente, diciamo, il punto d'arrivo sarà il bilancio, è così o c'è ancora margine per recuperare qualcosa? Ma guarda, non dipende da me, insomma, io più che continuare a manifestare la disponibilità a confrontarci sulle questioni, a fornire ogni chiarimento su qualsiasi aspetto, più di questo non posso fare, quindi sono veramente sereno e determinato nell'andare fino in fondo. Ma non è una questione numerica, è questione di condividere quello che può essere diciamo il futuro e le strategie di un ente importante.